Coach, sta per chiudersi il 2016, intanto si è chiuso il girone di andata, primo posto in classifica, come si può commentare questo risultato? Ma certamente un commento positivo, molto positivo e probabilmente figlio del buon lavoro che è stato fatto nel corso di questi 4 mesi. Certamente un commento positivo, dai. Ecco, un campionato che è cambiato quanto rispetto allo scorso anno? Ma sicuramente quest'anno ci sono 5 squadre di ottimo livello. Forse l'anno scorso erano tre, e sto parlando ovviamente della prima fase, quella campana. Non saprei dire se il tasso tecnico di queste 5 squadre si è alzato rispetto alle tre dell'anno scorso. Sinceramente, penso tanto che questi tipi di paragoni non possano essere fatti da un anno all'altro, anche perché ci sono tanti fattori che non puoi misurare. Certamente quello che è cambiato rispetto all'anno scorso è il fatto che si è estesa a 5 la lotta per i primi 2 posti, mentre l'anno scorso probabilmente era limitata a 3 squadre. E anche a mio avviso la sesta e la settima sono di un buon livello, penso a Nola, penso a Castellammare di Stabia, per cui si è estesa certamente la platea di chi ambiva o ambisce tuttora ai primi 2 posti. Ecco, tenendo conto di questo, ti aspettavi un percorso così netto e lineare da parte della tua squadra? Ma in realtà sicuramente sono quelle cose che tu speri in termini di risultato alla fine, che però non puoi conoscere, al di là del fatto che tu sei consapevole di quello che andrai a fare in termini di lavoro e di impegno poi in questo, bravissimi ragazzi. No, sinceramente è stata una piacevolissima sorpresa, spero per tutti. Abbiamo fatto secondo me un girone d'andata importante, quindi no, non me l'aspettavo assolutamente.